Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Ed eccomi qui dopo 2 settimane dall'ultimo video. Sono sparita, anzi vi chiedo scusa, non vi ho detto nulla. Ma purtroppo sono successe delle cose molto pesanti e che comunque, come se mi seguite sugli altri social, avevo appunto postato una storia dove dicevo che è un periodo un po' così dove la mia testa è altrove e non riesco a registrare contenuti, fare finta di nulla. Io purtroppo non so se è un pregio o un difetto quando ci sono quei momenti proprio no, non riesco a far finta come se tutto va bene, sorridere, no, quindi sapete che io non voglio portare contenuti, mostrarmi triste, anzi, spero che ci riesco. Voglio sempre parlare di cose belle, portare, diciamo, allegria, parlare di make-up, beauty, di shopping compulsivo, dai, diciamo così. Quindi per questo ho preferito mettere da parte i social. Al momento la situazione, diciamo, è leggermente più tranquilla, però non del tutto. E infatti da qualche giorno sì, è vero, ho ripreso un po' la situazione social, però non più come prima, finché la situazione è veramente risolta, spero che si risolva al 100%. Sarà così, anche se diciamo che soprattutto su TikTok, sì è vero, forse mi aiuta anche un po' a distrarmi, anche se lo so, può risultare un po' contraddittorio, visto che prima vi ho detto che non riesco a far finta di nulla, però parlo di una settimana fa, però adesso che è già un po' più tranquillo, diciamo che magari registrare qualche contenuto mi aiuta anche un po' a distrarre. Però TikTok è 1 minuto, registri video, lo pubblichi e è finita lì. Invece qui su YouTube, sapete, c'è un discorso di video più lunghi, editing, guardi tutti i video più volte, magari dove ci sono pezzi da tagliare e quant'altro, più ci vuole un po' di tempo. Non ce la faccio con i tempi, perché va via veramente tanto tempo. Vi dico soltanto che mia suocera il giorno delle palme non si è sentito bene, è stato male, è stato brutto, è stato appunto, è ancora tutt'oggi ricoverato, quindi capite che non era proprio il caso di stare lì a registrare. Al momento, ripeto, stando in ospedale comunque vado, diciamo, fino all'altro giorno andavo tutti i giorni, poi c'è stato, diciamo, un problema dove non potevamo andare in ospedale, quindi mi sono un po' fermata in questi 2 giorni ad andare in ospedale, ma da oggi ritorno di nuovo in ospedale, vado tutti i giorni, non riesco a lasciarmi neanche 1 minuto perché gli voglio veramente un bene dell'anima a mio suocero. Quindi andando tutti i giorni, capite che un po' il tempo è un po' ristretto. Quindi vabbè, detto ciò, vi ho dato, diciamo, una spiegazione, vi chiedo ancora scusa, direi di passare alle cose belle. Parlare di make-up. Nell'ultimo video vi avevo lasciato dicendo che avevo fatto un po' di shopping, che stavo aspettando un po' di prodotti, ma vi avevo anche detto che appunto stavo aspettando la postazione che è arrivata. Infatti sono seduta con dietro alle spalle la nuova postazione e anche la nuova poltroncina. Sì, mi sono anche comprata la nuova poltroncina perché, cioè, quella sedia era orrenda, cioè, mezza rotta, si sentiva sempre quel rumore di sottofondo che odiavo. Invece adesso sono bella comoda. Non ve la farò vedere oggi la postazione, anche se chi mi segue sugli altri social l'ha già visto ieri, 2 giorni fa, uno spoiler, ma a voi qui su YouTube ve la farò vedere completa, cassetto per cassetto, come l'ho organizzata e come promesso anche, visto che non ve le ho fatte vedere nei vari video decluttering, anche tutte le mie palette. Sto aspettando un'altra palette perché, come ben sapete, Moolac ha fatto uscire una nuova collezione in edizione limitata per i 10 anni e ho preso la palette. Volevo prendere anche altro, tipo uno dei kit, però ho speso veramente tanto. Ora capirete, soprattutto di un prodotto, anche se l'ho trovato in super sconto. Ho preso anche un blush di MAC. Ho preso
parecchie cosine che vi farò vedere. Sicuramente la prossima settimana vedrete direttamente la palette di Mulac, perché è giusto così, visto che è una novità. Oggi, visto che devo uscire, subito dopo il video, mi trucco insieme a voi utilizzando una novità. Infatti, il video oggi sarà appunto come protagonista lui. Avevo detto che non l'avrei acquistato, visto il costo 55-60 euro. Parlo della base luminosa tipo Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, però di Dior. Si chiama il Forever Glow Star Filter. Questo, ripeto, costa 55-60 euro. Mi ero ripromessa di non acquistarlo perché, come ho deciso di non acquistare più quello di Charlotte Tilbury visto il costo, perché ho trovato validi alternative low cost, perché spendere tanto. Però su Marionnaud i giorni, diciamo, di Pasqua era in super sconto, cioè ovvero era 42 euro, diciamo super sconto, 42 euro non direi, però avevo un codice di sconto di benvenuto che potete avere tutti, basta che vi iscrivete, vi arriva il 25% ed era accumulabile. Ora io non ho visto se ad oggi funziona, perché non ho altri codici, era l'unico codice che avevo, però era accumulabile e l'ho pagato 28,70 euro. Quindi che fai? Lo volevo provare, a questo prezzo è più ragionevole, quindi l'ho acquistato. Poi sapete io quanto amo i prodotti di Dior per la base. Sono già un paio di giorni che lo sto provando, testando, quindi vi do già una recensione completa. Ha dei pregi e anche qualche difettuccio. La colorazione che ho acquistato è la numero 2. Io stavo acquistando, vi dico la verità, la numero 1. Per fortuna che non l'ho acquistata, perché dal sito la 1 sembrava abbastanza, diciamo, idonea per il mio incarnato. E la 2 è un po' troppo giallina. Invece la 2 è perfetta, anzi, forse la numero 2 non la potrà neanche utilizzare in estate, perché quando ho visto gli swatch ho detto: no, dai, siamo già ad aprile, inutile prendere una colorazione chiara, la prendo un po' più scura, così la posso usare anche l'estate. Perdonatemi, attacco di tosse, che poi in queste 2 settimane sono stata anche con la febbre, mamma. Bel periodo. Comunque, dicevo, l'avevo preso appunto nella colazione numero 2 perché ho detto: beh, siamo già ormai quasi in estate, sole, mi abbronzo, almeno lo sfrutto in estate. Invece, secondo me, la numero 2 sarà anche un po' chiara l'estate. Vabbè, detto ciò, allora ve lo faccio vedere, ne metto veramente pochissimo perché ne basta veramente poco. Non so se percepite, a differenza di quello di Charlotte Tilbury, questo è molto più corposo, quindi ne basta veramente pochissimo. Vi dico già che mi piace un sacco, a livello di glow, luminosità è spettacolare, cioè guardate che luminosità, veramente bello da questo effetto glow. Non dico naturale perché no, questi prodotti, cioè, non possono dare quell'effetto naturale, ne prendo giusto un po' per la fronte, però con il fondotinta di sopra sembra proprio l'effetto della mia pelle. L'unica cosa che ho riscontrato, sapete che comunque io di questo genere di prodotto ne utilizzo, mi piacciono un sacco e ne ho provati veramente tanti, a prescindere dalla fascia di prezzo, però questo genere di prodotto solitamente tende a evidenziare la grana della pelle, però questo forse un po' troppo. Ve lo faccio vedere più da vicino, cioè non so se si percepisce dalla fotocamera, purtroppo con queste luci molte volte sembra come se ho un effetto filtro, ma non ci sono filtri, anche perché non si possono applicare. Guardate, si vede tantissimo la grana della pelle. Questo, diciamo, è un piccolo difettuccio che poi alla fine neanche lo è, perché tanto questo non è un fondotinta, questa è una base, comunque poi vai ad applicare un fondotinta e quindi si vede meno. Però se io lo dovrei utilizzare, diciamo, da solo, magari poi andando a utilizzare il correttore e magari direttamente poi un bronzer in crema e un blush in crema, vi dico no, perché
Guardate, cioè, per me va a evidenziare tantissimo la grana della pelle. In più, un altro difettuccio di questo prodotto è che a distanza di 2-3 minuti si asciuga completamente e mi sento proprio, non dico la pelle secca, ma proprio asciutta. E questo non mi fa proprio impazzire, perché tipo quello di Charlotte Tilbury, quello lì è vero, si asciuga, ma lascia la pelle morbida, come anche quello di Elf. L'Aloe Glow Liquid Filter, tanti altri ormai sapete quali sono i miei preferiti. Quindi diciamo che ci sono due difettucci, però diciamo sono difettucci passabili. Però a livello di luminosità e di glow vi dico che al momento di tutti quelli che ho provato è il migliore. Così magari non si direbbe, però ve lo faccio vedere. Innanzitutto con il fondotinta, ovviamente sempre di Dior, il Dior Forever Skin Glow nella colorazione 1.5N. Da questo lato e dall'altro lato, anche se devo uscire, tanto vado con un fondotinta di un finish diverso, anche se poi con la base, questa qui al di sotto, non si vede più di tanto la differenza, però da questa parte andrò con un fondotinta matte. Cioè, allora, già questo fondotinta è bello, sapete che io lo amo da morire, però con questa base luminosa al di sotto, cioè, è spettacolare. Questo è l'effetto appunto con il fondotinta sempre di Dior, cioè, guardate. Che è luminosità, chiaramente adesso quell'effetto che appunto va a evidenziare un po' la grana della pelle con il fondotinta al di sopra si vede molto molto meno, anche se questo fondotinta, se lo conoscete, l'avete provato, non è un fondotinta levigante. Ora, come fondotinta matta vado ad utilizzare questo qui di Catrice. Io ho la colorazione 030. È un fondotinta, lo conoscete tutti, è un fondotinta dal finish matte, ma con questa base al di sotto, guardate, cioè sembra che io abbia applicato un fondotinta luminoso e mi piace di più anche l'effetto. Cioè, state già si percepisce, vero? Anche se comunque si deve asciugare ancora. Un po', scusatemi la formula. Cioè, guardate, io ho applicato un fondotinta dal finish matte, cioè, guardate che luminosità. Cioè, veramente bello questo prodottino. Questo di Catrice, cioè, veramente è una combo perfetta. Però se devo proprio, cioè, con quello, il suo fondotinta, cioè, parliamone. Guardate. Effetto super super naturale, mi piace veramente un sacco. Ora vabbè, vado a completare la base sempre con i prodotti. Oddio, non è che ho proprio tanto, però con i prodotti di Dior, dove ho messo, eccolo qui, il correttore, il Dior Backstage, o anche il Dior Forever, però voglio utilizzare questo visto che è nel progetto di smaltimento. Ce l'ho aperto da un bel po', quindi lo voglio portare a termine. La colorazione di questo correttore è 1N o 1.5N, sì, 1.N. Questo correttore, vabbè, mi piace veramente un sacco. Viene descritto come correttore ad alta coprenza? No, io lo definirei più che altro media coprenza. Io ho un contorno occhi secco. Non segna durante la giornata, nonostante comunque la formula risulta leggermente asciuttina. Ho già fatto il contour, vabbè, vi faccio vedere appunto l'effetto del correttore. Ripeto, mi piace veramente un sacco, anche se in questo periodo qualsiasi correttore tende un po' a segnarmi perché ho questo contorno occhi stanco, segnato, ma ci sta. Vado a fissare già la base con la cipria, vabbè, non ho quella di Dior, quindi vado ad utilizzare questa qui di Max Factor. Perché andrò a utilizzare il blush di Dior che è in polvere, quindi visto che ho fatto contour, ho utilizzato un contour in crema, chiaramente non posso andare direttamente con il blush in polvere, altrimenti fa tutto macchia, quindi fisso il tutto.
Come blush di Dior, un'unica colorazione, anche se l'altro giorno stavo facendo una pazzia, vabbè, la colorazione che ho è Berry, cioè adoro. Stavo acquistando un'altra colorazione perché su Douglas era scontato a 31-32 euro, in più avevo i 5 euro, cioè mi sarebbe venuto intorno a 26-27 euro. Perché in questo periodo sono nel mood di colorazioni di blush marrone, cioccolato, terracotta. E al momento tutti i brand un po' che ho visto, gli unici che fanno dei blush scuri sono Dior e MAC. E visto che avevo già da tanto tempo avevo il desiderio di provare un blush di MAC, perché forse sono l'unica che non ha mai provato un blush di MAC, l'ho acquistato. Mi dovrebbe arrivare lunedì, l'ho preso da Pinali, era in sconto, ho preso la colorazione. C'è la parola chocolate, ma c'è un'altra parola che non ricordo. Ero indecisa tra film noir, ma quello veramente era tanto tanto scura. Quindi ho preso quello. E non ho preso di Dior, visto che comunque già conosco la formula. Anche perché alla fine, purtroppo, questi blush a livello di formula hanno una polvere sottile, ma sono un po' particolari. Se non si sa sfumare bene il blush, tende a fare macchia. Anche questo, immaginate quella colorazione scura. Quindi ho preferito quello di MAC. Cioè, guardate quanto è bello il colore, bellissimo. Anche se io in estate queste colorazioni non mi piacciono, mi piacciono più da utilizzare inverno, autunno, in estate no. Cioè, vabbè, forse sto un po' esagerando, no? Oppure sto utilizzando pure il pennello sbagliato, ma ho lavato tutti i pennelli, cioè guardate quanto è bello questo blush, ha una formula davvero particolare, l'unica cosa, ripeto come dicevo prima, bisogna saperlo sfumare, sennò tende leggermente a fare macchia. Il colore è bellissimo, però ripeto, è un colore che attualmente ho messo in stand-by perché sto utilizzando, mi piace di più queste colorazioni marroncine, però a livello di formula, di qualità di blush, cioè non dico nulla. Come mascara, nulla, cioè non ho acquistato nulla di nuovo. Vado ad utilizzare questo qui di Nabla, vecchissimo, che non vecchissimo da quando l'ho acquistato, cioè a livello da quando esiste questo mascara, ma l'ho inserito nel progetto smaltimento e ne è rimasto veramente pochissimo, quindi lo voglio portare a termine. Passo direttamente alle labbra, vado a contornarle con questa matita di NYX, le Line Loud, nuovo acquisto, cioè ovvero più che altro il colore, ho preso la colorazione, oddio, non si apre, ok, sì, numero 16, che è un bel malva, spero si vede bene lo swatch. Io amo queste matite, ne ho di diverse colorazioni perché sono morbide, scorrevoli e una volta che si asciugano non si muovono. Hanno veramente una lunga durata. Ho applicato un semplice lip oil, visto che devo uscire, devo andare appunto in ospedale, non mi va di mettermi un rossetto, è troppo pesante, quindi semplice lip oil oggi. Quindi, che dire, conclusioni finali di questo prodotto, il Forever Glow Star Filter, ve lo consiglio? Assolutamente sì. L'unica cosa, ripeto, che va un po' a evidenziare la grana della pelle, ma è relativo perché tanto poi si va ad applicare al di sopra fondotinta o correttore, quello che è, quindi poi non si vede più di tanto. Però a livello di luminosità è il top. Ripeto, io ho girato appunto il video dei miei preferiti di base luminosa e vi avevo messo al primo posto, almeno per quanto riguarda quelli low cost, c'è quello di Maybelline che mi è finito e lo devo ricomprare, come anche quello di Elf. Vabbè, anche quello di Elf l'ho comprato già due o tre volte.
E anche quello di Makeup Revolution, quello di Makeup Revolution è top, ma questo mi piace tanto. Preferisco questo a quello di Charlotte Tilbury. Lo ricomprerei a 55-60 euro, no, è proprio un discorso di troppo per un primer, non li spendo più. Però se lo trovo nuovamente a 28-30 euro, sì, certo, lo ricomprerei perché mi piace veramente tanto. Magari più là questo mese non posso più fare acquisti folli, però magari se magari fra un mese, 2 mesi trovo di nuovo questa offertona, lo riacquisterò come backup. Quindi se non avete problemi a livello economico, quindi di spendere tanto, sì, ve lo consiglio. Se invece vi piace l'effetto e comunque anche voi la pensate come me che costa troppo, perché alla fine si paga il brand, date un'occhiata su Mario Nude. Ripeto, basta che vi iscrivete, vi viene inviato un codice che mi sa che è welcome25, almeno a me me l'ha scontato ulteriormente. E nulla, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo la prossima settimana, ripeto, un video a settimana. Non so come organizzarvi la prossima settimana, seguitemi su IG, che lì ovviamente vi informerò sulla data sul giorno appunto che uscirà il prossimo video. Penso, almeno ad oggi, vi dico che uscirà sicuramente giovedì, però non lo so. Un bacione! E nulla, alla prossima, ciao!